Buonasera a tutti, benvenuti alla Biblioteca Antoniana. Scusate, piango perché mi sento più a bacio. Allora, benvenuti in biblioteca, soprattutto un benvenuto agli ospiti di questa serata, Maria Pia Giaghi e Alberto Liguoro. Ecco, io ho conosciuto Alberto qualche anno fa. Le manifestazioni dell'associazione DILA, da Ischia l'Arte, in effetti li vedono coinvolta già da qualche anno, prima ancora della costituzione del gruppo, quando Bruno Mancini, che saluto chiaramente e ringrazio, mi ha coinvolta in alcune serate. Ero all'inizio del mio incarico qui alla Biblioteca Antoniana, a distanza di una settimana, quando spaesata in un posto nuovo, mi raggiunse Bruno Mancini con una telefonata e mi coinvolse nella prima attività culturale alla quale prendevo parte in qualità di direttore responsabile della Biblioteca Antoniana. E mi ricordo bene, eravamo di fronte al Miramare Castello. Da allora la collaborazione è proseguita. Noi nel tempo ci siamo incrociati, abbiamo fatto delle cose qui. Ricordo ancora il Natale nel quale ho conosciuto Alberto. Erano una serie di manifestazioni che si svolsero, di serate che si svolsero tra il Natale e il Capodanno. Devo dire invece che con Maria Pia ho avuto un rapporto legato ad un'esperienza personale. Diciamo un anno fa ho pubblicato un libro e lei ha dedicato attenzione a questo mio libro attraverso il suo periodico Rodonna, con un servizio dedicato appunto a questo mio studio. Quindi veramente ho sentito ringraziamento, proprio lo volevo fare pubblicamente, perché ecco, questo racconta una sinergia che ci vede tutti coinvolti grazie a un'anima che è quella di un personaggio come Bruno, che riesce ad essere proprio un collante tra realtà culturali provenienti un po' da tutta Italia. Io ricordo ancora l'incontro con Roberta Panizza, che purtroppo non è qui, ma che in qualche modo so che Bruno saluterà attraverso il video. È un'occasione questa per ritrovare dei vecchi amici e anche per incontrarne di nuovi, ma soprattutto segnalo una cosa importante: io sono qui in qualità di spettatrice con voi, perché Bruno è un po' così, stasera mi ha lanciato tutti noi in questo evento, quasi come un happening. Noi qui stiamo creando il momento, non avevamo chiaro, non c'è una scaletta concreta, quindi chiaramente Bruno sarà coinvolto tra un minuto, inevitabilmente. Ecco, ci racconterà senz'altro, diciamo, delle opere esposte. Io ho conosciuto anche Elga Lapinska qualche anno fa, proprio in occasione di quelle manifestazioni natalizie. È da un po' di tempo che volevamo mettere su questo evento e l'abbiamo inserito all'interno del Maggio dei Libri della Biblioteca Antoniana, un mese interamente dedicato ad una serie di manifestazioni che ci hanno visti coinvolti anche rispetto a dei temi di rilevanza nazionale che vengono proprio proposti dal Centro per il Libro e la Lettura, come per esempio l'Alunaggio, oppure il ricordo di alcune personalità importanti del mondo culturale e che vengono ricordate in quest'anno. Quindi la biblioteca ha organizzato una serie di attività le quali ha dedicato attenzione a queste tematiche. Ecco, sono contenta che quest'anno il Maggio dei Libri si chiuda proprio con queste manifestazioni. Ho conosciuto già Lucia Marchi, che sarà presente sabato sera qui alla Biblioteca Antoniana. Dire collega mi sento piccola, perché lei è la direttrice della Biblioteca Casanatense di Roma, quindi voglio dire, però è stato un bel incontro anche quello. Però sono contenta che questa sera le manifestazioni si aprano proprio con Alberto, perché è proprio un ritorno al passato, no? Quindi è quasi per andare verso il futuro, assolutamente. Quindi in qualche modo diciamo che qui ho visto che Bruno ha messo una serie di pubblicazioni, buona parte di queste sono già anche in biblioteca da diverso tempo, quindi è possibile la consultazione anche qui. Ecco, io vorrei dire tanto
magari anche brutto.